Enzo Forcina di Forcina Viaggi, presente alla Fiera Fondi Sposi 2012. Allora, nel 2012 e nel 2013 gli sposi dove andranno a fare questo viaggio di nozze? Che mete scelgono? Quali sono le più gettonate? Le mete, diciamo, sono quelle che rimangono nell'immaginario delle coppie, soprattutto quelle che possono dare loro la maggiore soddisfazione di realizzazione del sogno. Quindi sono le mete tropicali, sono il lungo raggio, perché ne approfittano per fare un viaggio magari un po' più lungo, per visitare dei posti nuovi e poi, non avendo tutti quei giorni a disposizione, non potrebbero fare in altri periodi. Come è cambiato un po' nella storia, magari gli sposi di un tempo, che tipo di viaggi facevano e che viaggi fanno invece quelli del nuovo millennio? Ma fino a qualche anno fa si privilegiavano le mete di un medio raggio, quindi senza lunghi voli, anche perché era un po' più complicato, insomma, arrivare a queste lunghe distanze. Ora invece è diventato molto più semplice, per cui la differenza sostanziale è quella. Quando due giovani vengono a trovarvi in agenzia, che cosa vi chiedono principalmente? Quali sono i dubbi e le aspettative? Allora, innanzitutto noi cerchiamo di metterli a loro agio, così da parlare con loro per capire quali sono le loro aspettative e quelli che sono i loro sogni, e cercare di poi indirizzarli quelle mete che fanno più al loro caso. Perché scegliete proprio Forcina Viaggi? Cos'ha di diverso dalle altre agenzie e magari anche da internet, che adesso è sempre più diffuso tra i giovani? Forse perché riusciamo a dare quella consulenza e riusciamo a tagliare su misura il viaggio per gli sposi, cosa che invece su internet difficilmente si riesce a fare, anche perché è un senza filtro, per cui non si hanno mai delle indicazioni reali che magari noi, proprio visitando direttamente queste località, riusciamo a dare per un consiglio diretto, insomma. Come sta andando questa fiera 2012? Voi siete degli abitué? Sì, noi siamo sempre presenti, perché tutte quelle che sono le attività del territorio ci interessano tantissimo, e quindi questa fiera, come gli altri anni, sta andando piuttosto bene. C'è comunque gente, c'è interesse. Quindi speriamo sempre meglio.